edizione di Antenna 3 Nord-Est, l'informazione delle nostre reti. Grazie per essere ancora una volta con noi, ben ritrovati. Si partirà come sempre anche in questa edizione dalla cronaca, perché dobbiamo andare a fondo di quanto è accaduto a Jesolo, un tabaccaio, lo storico tabaccaio di Piazza Marina, trovato morto nella sua abitazione ieri. Con una truppa abbiamo raggiunto il posto, la sua casa, e oggi con un'altra truppa per noi c'è Ilaria Marchiori. Siamo tornati a Jesolo per provare a fare luce su questo, che potrebbe davvero trattarsi di un omicidio. Ilaria, buongiorno, che novità ci sono? Buongiorno anche a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'abitazione di Roberto Basso in via Antichemura a Jesolo, dove fino a notte fonda gli inquirenti sono rimasti all'interno. Vedete che anche qui ha posizionato il nastro. Nella notte però poi si sono anche spostati all'interno della tabaccheria che il 64enne ha gestito per 50 anni proprio per effettuare un sopralluogo, e il locale è stato posto sotto sequestro. Questa mattina c'è stato anche un via vai di persone di fronte alla tabaccheria, ed è stato anche lasciato un mazzo di fiori con scritto "Grazie Roberto per i tuoi 50 anni di servizio qui in Piazza Marina". Si stanno svolgendo, ovviamente, come hai anticipato anche tu, indagini a tutto campo e non è esclusa nessuna pista, nemmeno quella dell'omicidio. Non sono stati riscontrati evidenti segni di violenza sul corpo, però sul collo erano presenti invece dei segni che potrebbero essere riconducibili allo strangolamento. Solamente l'autopsia che verrà eseguita in giornata potrà stabilire poi definitivamente che cosa sia accaduto. Quello che è certo è che Basso è stato trovato in una pozza di sangue e con la testa fracassata. Questi sono i primi dettagli che sono stati resi noti. Uno dei motivi per cui gli inquirenti, gli investigatori si sono recati proprio nella notte a effettuare un sopralluogo nella tabaccheria che Basso ha gestito per appunto 50 anni in Piazza Marina a Jesolo, è che ci sono state alcune testimonianze che parlano di una luce accesa proprio ieri mattina all'alba, comunque in orario abbastanza presto. Queste alcune testimonianze appunto da verificare, però è stato deciso appunto di recarsi proprio sul posto per cercare quanti più dettagli possibile. Questa mattina qui davanti all'abitazione non c'è nessuno, è anche abbastanza isolato, poche le persone che siamo riusciti anche a fermare. Però ieri sera appunto dal collega Nicola Marcato sono state raccolte alcune testimonianze, tra cui quella della cugina di Roberto Basso, e poi anche una dichiarazione del sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Sentiamole proprio in questo servizio. Ma quando è che l'ha visto l'ultima volta lei, suo cugino? Io lo vedo quando entra con la macchina, perché ho la cucina qua e riesco a vederlo con la macchina, che lui entra e viene a casa dal lavoro. E l'ultima volta che l'ha visto? Sabato, perché ieri ero via anch'io. Ieri sera ero via anch'io, non è. Comunque suo cugino è una persona molto tranquilla, molto amata, molto buona. Sì, poca parola. Come? Di poca parola, tranquillo, una persona tranquilla. Lui aveva la sua attività in spiaggia, quindi andava via mattina, veniva a casa a mezzogiorno, si arrangiava per le sue cose, tornava a lavorare al pomeriggio e tornava a casa. Sempre così, questa era la sua vita. I contorni che sono emersi danno una vicenda triste, quindi non c'è nulla da aggiungere se non lasciar lavorare gli inquirenti, e poi capiremo sulla base di quelle che sono le informazioni che emergono le valutazioni da fare. Ecco. Roberto Basso lei lo conosceva bene? Sì, di vista, una persona tranquilla, per bene, quindi ovviamente dispiace, sgomento, proprio perché una persona per bene che non si capisce cosa sia successo.
Ecco, questo è quanto dicono più e più persone, tra cui anche i familiari che hanno parlato ovviamente fuori microfono, perché come potete immaginare sono tutti sotto shock di una persona tranquilla e soprattutto riservata. Tra l'altro un'altra informazione, però il condizionale d'obbligo, è che all'interno della casa sarebbero state trovate, messe a soqquadro alcune stanze, però al momento non risultano essere stati portati via né oggetti di valore, tipo sia a livello tecnologico come computer né gioielli o altri di vario genere. Si sta ovviamente facendo un'analisi per quanto riguarda eventuali contanti, però tutto questo è al vaglio appunto degli inquirenti e di chi sta indagando in queste ore. Siamo riusciti a raccogliere anche altre testimonianze di alcuni vicini di casa di Roberto Basso, e quindi li sentiamo proprio in questo momento, e nel frattempo io qui da Jesolo restituisco la linea allo studio. Non ho un'idea cosa possa essere, perché l'ho saputo ieri sera in televisione, tra l'altro l'ho visto ieri sera su Antenna 3. Questa zona com'è considerata? Ah, secondo me è una zona abbastanza tranquilla, tranne che a Lido, che là succede sempre qualcosa, però insomma questa è una zona tranquilla, perlomeno per quanto sappia io. E lui era tanti anni che era da solo. Non so cosa dire. Siete rimasti stupiti? Sì. Ma la persona era conosciuta per essere una persona molto mite e buona? Io non lo conosco, io non l'ho mai conosciuto. Cioè io abito qua, ma non ho mai avuto a che fare. Si vedeva poco? Sì, sì, sì. Solo casa e lavoro? Casa e lavoro. Che idea vi siete fatti? Che ha colpito molto. Che anche qui a Jesolo ci sono delinquenti. Secondo lei è una rapina finita male? Ma secondo me sì. Sì, secondo me sì. Perché sapevano che magari avevano il tabacchino e magari alla sera viene a casa con soldi in contanti, e quindi senz'altro. Allora, ancora la cronaca, c'è una notizia, un'ANSA che arriva da Trento con misure cautelari a carico di 38 indagati, sequestri per oltre 10 milioni di euro, esito di un'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Trento, che ha eseguito un'ordinanza del GIP del Tribunale su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Sono 27 le persone in carcere, 11 con obbligo di dimora, misure cautelari eseguite anche in Veneto, e siamo in provincia di Verona. Poi con la cronaca invece noi ci spostiamo ad Udine. A distanza di quasi 48 ore restano da chiarire ancora svariati dettagli per quanto riguarda l'omicidio di Stefano Lurig, ucciso da Silvia Comello a Biniccio nella serata del 4 di maggio. Da quanto tempo si conoscevano, si attendono i risultati degli esami tossicologici. Poche certezze e ancora tanti dubbi da chiarire relativi all'omicidio di Stefano Lurig avvenuto nella serata di sabato 4 maggio a Bicinicco. L'unica cosa certa è che a commetterlo sia stata Silvia Comello, donna di 42 anni di Reana del Royale, dal momento che è stata lei stessa a chiamare i carabinieri alle 21:21 per spiegare ciò che aveva appena fatto. Le uniche parole che ha pronunciato ai carabinieri prima di chiudersi nel silenzio più totale e di avvalersi della facoltà di non rispondere ad altre domande sono state: me l'ha ordinato Satana. E forse da qui si può partire per provare a ricostruire quanto accaduto. Perché Silvia Comello ha ucciso Stefano Lurig? Da quanto tempo si conosceva? Che legame c'era tra i due, come si era procurata le armi del delitto. In un primo momento sembrava si trattasse del classico omicidio passionale dettato dalla gelosia, ma questa ipotesi piano piano sembrava perdere di importanza di ora in ora, con la stessa Comello che al telefono, nell'autodenunciarsi, aveva in realtà parlato di un amico o di un conoscente. Dubbi anche sulla durata del loro rapporto. La donna sostiene di averlo conosciuto al CERT poche ore prima dell'omicidio, mentre alcuni testimoni raccontano che i due in realtà si conoscessero già da tempo e che anzi avessero già avuto una discussione pesante in precedenza. Misteri che andranno chiariti. Come andrà verificato se magari il movente si possa collocare nell'ambito della tossicodipendenza? Serviranno altri riscontri scientifici, anche se la donna, prima di essere stata trasferita in carcere, è stata sottoposta a test tossicologici e al momento del ritrovamento era in uno stato assolutamente confusionale. Probabilmente i due avevano programmato di incontrarsi a casa di lui per passare la serata insieme, salvo poi iniziare una violenta discussione scaturita in 10 colpi al volto inferti con un paio di forbici ed un coltello. Ma non solo, perché poi la donna ha gettato sul corpo dell'uomo anche dell'acido muriatico, probabilmente trovato all'interno dell'abitazione.
Stefano Jurig lavorava per una ditta per conto di Fincantieri nell'ambito della manutenzione navale e si era trasferito a Bicinicco, nella casa del fratello, da circa un anno, dopo la fine di una lunga relazione sentimentale. Silvia Comello invece era nota per i suoi problemi con il comune, che aveva cercato di seguirla ed aiutarla attivando tutte le procedure necessarie, sia attraverso i servizi sociali sia attraverso la polizia locale. Ma Silvia non aveva mai vinto la sua battaglia contro la dipendenza, che era cominciata durante le scuole superiori, rifiutando ogni tipo di aiuto. Resta tra l'altro un ulteriore mistero da chiarire: la donna non aveva né auto né patente, come ha raggiunto quindi Bicinicco? Si pensa che ad accompagnarla sia stato lo stesso Jurig, anche se qualcuno afferma di averlo visto rincasare da solo a piedi poco prima del delitto. Siamo nel Padovano. Vigonza, si allarga l'inchiesta sull'attentato al tecnico comunale. La procura inserisce nel fascicolo precedenti minacce ricevute dall'uomo. Sarà convocato per la settimana prossima in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Vigonza dopo i gravi fatti avvenuti la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, quando sono state date alle fiamme le due auto del capo ufficio tecnico del comune. Il Consiglio Comunale in seduta straordinaria vuole esprimere solidarietà unanime a Enzo Ferrara per l'attentato subito e condannare questi vili atti intimidatori. Nel frattempo continuano le indagini della Procura di Padova, che ha inglobato nel fascicolo di indagine anche un precedente molto simile che aveva coinvolto sempre il capo ufficio tecnico di Vigonza, ovvero l'incendio di una catasta di legna vicino alla sua abitazione di via Rigato. Il pubblico ministero, in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco, vuole mettere insieme tutte le intimidazioni e le minacce ricevute in passato dal dipendente comunale, compreso un presunto speronamento avvenuto a fine 2023 denunciato ad inizio anno, come ricordato nell'esposto presentato in procura anche dal sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. L'inchiesta vuole capire se ci sia un legame tra tutti questi episodi e se dietro ci sia un'unica mano torsione legate ad un presunto abuso edilizio che doveva essere smantellato dopo la decisione del tribunale. Andiamo nel veneziano, siamo a Chioggia. Le sezioni operative navali della Guardia di Finanza di Chioggia e Porto Levante hanno sequestrato 5,4 tonnellate di semina di vongole Tapes Filippinarum, che sarebbe stata illecitamente immessa in commercio per un valore commerciale, pensate, di circa 100.000 euro. Sono state inoltre elevate sanzioni per illeciti amministrative per 14.000 euro, con la contestuale reimmissione del prodotto sequestrato in aree idonee al proseguimento del loro ciclo vitale. Le piccole vongole possono essere allevate solo entro specifiche aree lagunari. La nursery, individuata dalla normativa regionale, concessa e gestita da imprese di pesca secondo precisi criteri operativi, che evidentemente non sono stati rispettati. Vi riproponiamo due episodi di cronaca della giornata di ieri molto gravi che si sono verificati sul nostro territorio. Il primo a Nanto, con il decesso di un agricoltore. Siamo dunque in provincia di Vicenza. Facciamo il punto. Si è consumata in pochi istanti la tragedia a Nanto questa mattina verso le 9. Un residente, Gian Pietro Toffanello, di 61 anni, ha perso la vita schiacciato da questo vecchio trattore scivolato improvvisamente nel fossato durante una manovra. La vittima, un noto vivaista della zona, si stava dedicando alla manutenzione del prato nella proprietà dei suoi genitori. Un lavoro periodico, abitudinario, apparentemente senza rischi. Invece, forse a causa delle piogge, il ciglio del fossato ha ceduto sotto il peso del mezzo, trascinando l'uomo con sé. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, che hanno sollevato la macchina agricola con una gru per permettere ai sanitari del SUEM l'intervento. L'uomo era ormai privo di vita. Sul posto anche i carabinieri. La notizia si è immediatamente diffusa in Riviera Berica, dove ha destato dolore e sconcerto. Gian Pietro era una persona molto conosciuta nella zona per il suo impegno sociale e l'attività di floricoltura gestita con la famiglia, molto apprezzata dai residenti. In tanti in mattinata si sono recati sul posto dell'incidente. Gli ultimi istanti nel racconto della vicina. E ho sentito che stava tagliando l'erba. Ad un tratto non l'ho più sentito, però pensavo che fosse andato in casa. La mia vicina mi ha chiamato perché la figlia stava passando per la strada e ha visto il trattore rovesciato. Una persona molto, un lavoratore, un gran lavoratore, teneva ogni lunedì pulito tutto questo appezzamento. Un bravo ragazzo. Un familiare, un amico, un fratello per me. Oggi era il giorno di riposo. Si dedicava alle sue cose lì, della famiglia e le sue attività, stava facendo pulizia sull'argine di quel fosso. È un attimo, è una fatalità, un'imprudenza, sono cose che succedono quando meno te le aspetti.
e lì può capitare a tutti. Manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia, ai figli, al papà, alla moglie, proprio perché Gianpietro era una figura di rilievo della nostra comunità, una commerciante instancabile, faceva parte di tanti gruppi, era sempre quel sorriso sulle labbra. Era anche il nostro fornitore a titolo gratuito dei fiori che vengono posti nel ponte di Nanto e anche davanti al municipio. Toffanello ci mancherà tantissimo. Allora, guardate le immagini inedite che ci ha inviato il nostro Nicola Marcato, che era sul posto ieri a Jesolo ed è sul posto anche in questo momento per cercare di fare luce sul quanto accaduto, la tragica morte del tabaccaio di Piazza Marina Roberto Basso. Le immagini sono quelle di cui vi abbiamo accennato anche prima con la nostra Ilaria Marchiori, i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo nella tabaccheria Lido di Venezia. Il 64enne è stato trovato morto, lo ricordiamo, ieri mattina. Alcuni testimoni avrebbero visto dei movimenti all'interno del negozio la mattina stessa del ritrovamento del corpo. I militari hanno voluto dunque verificare questa segnalazione recandosi sul posto, e queste sono le immagini che arrivano proprio dal collega Nicola Marcato. Noi andiamo avanti con i nostri servizi. La cronaca di ieri ci porta a Segusino, dove si stava per consumare un dramma, e un lavoratore dipendente di una ditta che distribuisce gas è rimasto schiacciato tra il mezzo e il muro portante di una casa. Fortunatamente c'è stato un intervento tempestivo dei residenti e dei vigili del fuoco. Ero in casa e sentivo aiuto. Sono uscita e ho visto la persona incastrata tra il camion e il muro, e non potevamo far niente ovviamente, e quindi ho chiamato subito i soccorsi. Le grida disperate, aiuto, liberatemi, venivano dal camion, ma dentro non c'era nessuno. L'uomo, un moldavo di 34 anni, era rimasto schiacciato tra il fianco del mezzo e il muro, con un braccio però ancora incastrato dentro la cabina. Insieme ad una ragazza del posto, questa residente ha chiamato i soccorsi. I primi ad arrivare l'ambulanza di Valdobbiadene. L'automedica di Pieve del Grappa ha scortato i vigili del fuoco per un'altra strada dove il mezzo sarebbe riuscito a passare. Un intervento tempestivo che gli ha salvato la vita. Per fortuna che qualcuno c'era. E dopo la paura era che i vigili del fuoco venissero di qua e quindi non passavano. Era là incastrato e abbiamo dovuto, con le nostre attrezzature, in qualche modo poterlo togliere. Abbiamo usato i cuscini appositi che abbiamo noi, abbiamo spostato un po' il mezzo di circa 10 centimetri che ci hanno aiutato a liberarlo un po'. Poi ho anche il braccio inserito nella porta, abbiamo tagliato un pezzo di porta e siamo riusciti a estrarre, diciamo, il ragazzo, che apparentemente stava bene. Era cosciente? Al momento sì. Lo hanno liberato con questi cuscinetti di sollevamento che, riempiti di aria compressa, possono arrivare a sollevare anche un'autovettura. Così sono riusciti a tirarlo fuori. L'uomo di Salzano, dipendente di una ditta di Zero Branco, è riuscito a rendere ai sanitari una prima ricostruzione dei fatti. Aveva parcheggiato il mezzo nello spazio antistante La Volta, in Borgo Matteotti. Stava scendendo quando il mezzo lo ha trascinato indietro perché aveva scordato di inserire il freno a mano, e così è rimasto schiacciato. Devono fermarsi qua perché non ci passa. La misura delle case è stretta e questo ha rischiato, secondo me. A tirare il freno a mano sarà un infermiere. Carabinieri e Spisa, giunti nella piccola frazione di Riva Grassa poco dopo, infatti lo troveranno inserito. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Valdobbiadene. L'uomo ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Invece sono diventate virali le immagini molto forti in presa diretta dell'investimento di un cervo che per poco non si è trasformato in una tragedia. L'incidente risale allo scorso settembre. Il video pubblicato sul canale YouTube del Rider mostra il momento esatto in cui l'Harley Davidson di Riccardo Baroglio impatta con un cervo sbucato all'improvviso lungo la strada verso il Passo Giao. Oh! Erano circa 10 di mattina, stavamo percorrendo quella strada per poi andare in cima al Passo Giau. Mi ero fermato per scendere dalla moto e fare una foto, e con calma, perché poi in un video che uscirà più avanti sul canale faccio vedere che andavo a 60 orari, quindi andavo molto piano, tranquillamente, e purtroppo il cervo
nella sua natura ha attraversato la strada. Il racconto è ancora fresco, le immagini vivide, pur se da quel giorno sono passati quasi 8 mesi. Riccardo Baroglio, biker di Barberino del Mugello, comune della città metropolitana di Firenze, con il suo gruppo viaggiano verso il valico del Passo Giau. Con questo panorama qui davanti cominciamo questo video così. Siamo insieme, siamo in gruppo, su un palcoscenico della Madonna, a raidare, a far tuoneggiare, fasoleggiare le nostre motociclette. Si parte, ragazzi, si parte. Passo Giau. A pochi chilometri dall'incrocio per il Giau, lungo la provinciale 251, improvvisamente un cervo balza in mezzo alla strada. L'urto non è stato fortissimo, anche perché ho preso la parte posteriore dell'animale, quindi ho avuto una via di fuga sulla sinistra. E perché se l'avessi preso sulla pancia, ecco lì, mi sarei fino addosso anch'io insieme alla moto, purtroppo. Quindi ho avuto fortuna anche per le protezioni, insomma. Il cervo, pur malandato, riesce a dileguarsi. Dell'animale sulla carreggiata non c'è traccia. Il cervo si è alzato zoppicante ed è subito risceso per la strada da cui era venuto. Ho cercato più volte, insieme anche il signore che si era fermato con me della macchina bianca, per cercare l'animale, però era scappato via, quindi non l'abbiamo più trovato. All'incidente assiste l'autista di un furgonato che si ferma per prestare assistenza al biker. Fortunatamente, grazie alle protezioni, Riccardo Baroglio esce quasi incolume dall'incidente. Il suo video, postato sul canale blog Noise 883 di YouTube, ha superato in poche ore le 100.000 visualizzazioni. Il biker fiorentino ha incassato per lo più la solidarietà di chi si è trovato nella sua medesima situazione, molto comune sulle strade bellunesi. Noise, la moto, è stata rimessa in strada poche ore dopo, ma per ripararla, racconta Baroglio, già pronto a viaggiare di nuovo sulle strade dolomitiche, ho versato una lacrima alla volta. A giugno quest'anno torneremo e rifaremo queste strade, probabilmente anche con la stessa strada. Muffa nel pane e formiche nei dolci in una mensa scolastica della provincia di Vicenza. Il blitz della Guardia di Finanza di Vicenza, sospesa l'attività di una cooperativa che portava il cibo ai bambini. Ce ne parla Daniele Garbina, Simone Squarcina con il tenente della Guardia di Finanza di Vicenza, Alessio Curione. Pane ammuffito e formiche nelle pietanze, è questo che è stato accertato nei pasti di ragazzini, insomma, di una cooperativa che produce e fornisce pasti per le mense scolastiche. La Guardia di Finanza, com'è il tenente Alessio Curione del gruppo Vicenza, ecco, del provinciale. L'attività di servizio del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza è stata sviluppata all'esito di un'attività di monitoraggio delle mense scolastiche avente ad oggetto la qualità dei servizi e dei pasti forniti. In particolare l'intervento si pone all'indomani di un accertamenti preliminari che hanno portato a valutare la presenza di insetti e di muffe all'interno di pasti serviti ai bambini di una scuola secondaria del capoluogo berico. Ecco, diciamo che è un'operazione congiunta con il servizio sanitario dell'uso 8, no? E voi avete dato un supporto, ma anche una parte della vostra servizio in questo momento. Che cosa vi proponete fare? Cosa state facendo proprio per tutelare la salute dei passi dei ragazzi? In primo luogo, l'accesso ispettivo, congiuntamente con funzionari della locale azienda sanitaria, ha portato ad appurare la presenza di non conformità a livello igienico-sanitario che hanno condotto i funzionari della locale azienda sanitaria ad emettere apposito provvedimento di immediata interruzione dell'attività e di chiusura sino alla risoluzione di tutte le non conformità e delle violazioni rilevate. Ecco, diciamo che non è finita qui, perché il dubbio nell'ispezione era capire dove fosse il problema in questa presenza di insetti e di muffa. Avete stabilito dove arrivava la contaminazione? L'intervento ha avuto ad oggetto il centro di cottura e di distribuzione della cooperativa oggetto di controllo, ove oltre alle irregolarità di natura igienico-sanitaria sono state altresì rilevate violazioni a livello delle posizioni lavorative. Infatti su 13 dei lavoratori presenti al momento del controllo ben 2 sono stati trovati completamente in nero, mentre altre 2 ulteriori posizioni lavorative sono oggetto di ulteriori approfondimenti. Ecco, per riassumere, la situazione in questo momento è stata sospesa l'attività, sanzioni sono state elevate. Al momento, oltre alla chiusura immediata della cooperativa, si è proceduto a contestare alla cooperativa circa 4.000 euro di sanzioni pecuniarie per la presenza di lavoratori in nero presso la cooperativa, nonché un'ulteriore segnalazione all'Ispettorato del Lavoro finalizzata alla sospensione dell'attività lavorativa.
Bene, intanto la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie. Ecco, e con questo restituiamo la linea allo studio. Grazie al nostro Daniele Garbin e congratulazioni per questa operazione davvero importante della Guardia di Finanza. Ora apriamo una pagina dedicata agli alpini e andiamo subito dal nostro Lucio Zanato che li ha seguiti da questa mattina. Sono gli alpini di Preganziol che a piedi sotto la pioggia battente hanno iniziato, imboccato la strada verso Vicenza, verso l'adunata nazionale. Buongiorno Lucio. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, mi trovo a Zero Branco e qui vedete gli zaini degli alpini di Preganziol. Perché sono arrivati giustamente qui nella baita degli alpini di Zero Branco qui a Villa Guidini per la prima sosta di questa lunga marcia che li porterà giù ad Altavilla Vicentina, quindi alla 59esima adunata degli alpini di Vicenza. Allora entriamo dentro perché giustamente loro sono nel momento del rancio, come vedete. Accolti dagli alpini, dai frades, come si dice, dai fratelli alpini di Zero Branco, sono tutti quanti qua e si sono messi il cappello alpino, ma perché? Perché hanno sospeso, diciamo, il momento del rancio. Allora, Bruno Torresan, cominciamo da lei, vicepresidente degli alpini di Preganziol. Vice capogruppo, giusto, degli alpini di Preganziol, passo sempre dal presidente in capogruppo, è sempre... Allora, vice capogruppo, come è andata questa prima tappa? Abbiamo visto, adesso stanno scorrendo le immagini, partenza bagnata, partenza fortunata, però tanta acqua. Sì, siamo partiti alla grande perché c'erano i bambini delle elementari, c'era il sindaco, c'era il direttore della scuola e quindi siamo partiti alla grande. E dopo purtroppo l'acqua ci ha creato qualche impedimento, non sarà per questo che ci fermiamo, comunque non è stata una bellissima cosa, comunque ci accontentiamo di quello che sta passando il convento, insomma. Ecco, comunque prima tappa un po' umida, adesso voi ricominciate a breve il vostro cammino, questa sera dove vi fermerete? Ci fermeremo a Piombino Dese, abbiamo adesso un bel po' di strada da fare perché abbiamo fatto stato l'inizio, i primi 7 chilometri e adesso mi sembra ne abbiamo altri 17-18 chilometri ancora, ma se il tempo ci aiuta un po' li faremo ben volentieri e se piove come l'anno scorso in marcia perché anche l'anno scorso a Udine stesso copione, stessa cosa. Però la pomata per le vesciche se l'è portata? No. Lo so che qui stanno tutti ridendo perché quando poi si smette di marciare devi sapere Anna che una delle cose che gli alpini si portavano dietro quando si andava in marcia era la pomata allo zinco, sì. Che serviva per lenire un po' le vesciche. Ma sti qua sono tutti abituati, noi siamo tutti abituati a camminare, quindi non avremo questo problema. Se per caso dovesse succedere qualcosa, troveremo qualche forma. La vendono in farmacia questa qua? Io quella volta me l'ha data il nostro ufficiale medico. Devo dire che però voi non indossate dei calzari adeguati. Tempo fa, quando lei era, cos'è, 77esimo? 77esimo, corso UCI, sì. Corso UCI, quindi un po' di anni fa. Come si stava? Non tantissimi, non tantissimi. Un po' di anni fa, ho detto un po'. Di anni fa. Però dicevo, in quegli anni come si stava a marciare col Bantam? Una grande soddisfazione. Cioè abbiamo provato delle cose... Non è stato facile, però là ci siamo, diciamo, lo dicono tutti, ci siamo formati, infatti siamo qua perché non avessimo fatto quello, non so, anche perché oggi magari qualcuno se lo chiede mentre stiamo camminando sotto la pioggia battente, ma chi ce l'ha fatto fare? È la stessa cosa che dicevamo anche allora, chi ce l'ha fatto fare? Però siamo qua e si va. Appunto, e si va. Abbiamo scelto. Ma il cappello tiene ancora l'acqua? Madonna, senti l'acqua. Ok, allora l'ultima battuta perché sento che dovrebbero esserci i colleghi invece dalle parti di Bassano pronti con invece i muli perché c'è un altro gruppo che parte e dovrebbe essere a Rosà in questo momento con i muli, però siamo con invece il presidente, anzi il capogruppo, oggi va presidente, non c'è da fare, il capogruppo degli alpini Zero Branco, Adriano Barbazza. Allora, capogruppo, cosa si prova ad accogliere questi alpini, allora, e soprattutto la loro, come dire, esperienza di marcia fino alla 95esima adunata? Allora, per noi è stato un onore averli per la prima fermata. Mi dispiace per la pioggia, ma Bruno, la pioggia è morta là.
speriamo che adesso andando avanti venga fuori un po' di sole e cosa posso dire? Buona passeggiata anche, perché no? Perché per voi è anche una buona passeggiata. Poi voglio dire, Bruno è proprio alpino. Eh? Invece noi artiglieri marciamo un po' meno. Terzo artiglieria montagna, bravo Lucio, terza artiglieria montagna. Con alpini... Magari si sono anche un po' imboscati, ma non lo voglio. No. Va bene, allora avete capito che lo spirito alpino parte già da qua. Ne vedremo delle belle avanti a domenica con la sfilata di Vicenza. Io direi che a questo punto, Anna, ti posso restituire la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato, buona passeggiata, buona camminata verso la Dunata, 95esima Dunata Nazionale degli Alpini. Allora noi di Alpini continuiamo a parlare invece con la nostra Chiara Gaiani, andiamo nel Vicentino a Rosà, dove invece si stanno muovendo le salmerie. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Con le immagini di Renzo Rigona vi faccio vedere i grandi protagonisti di questa nostra diretta, ovvero sono due mule. Sta inquadrando Samat, che è la mula un po' più anziana delle due del signor Aldo Serraiotto, ed ecco invece vi presento anche Grenoble, che è la più giovane e anche la più birichina. Sono partiti questa mattina dal Ponte degli Alpini da Bassano, diretti a Vicenza, una marcia tappe in cui Aldo Serraiotto, che è il proprietario di questi due muli, sarà accompagnato come sempre peraltro dagli alpini di Enego, che gli danno una mano. Intanto hanno fatto una prima tappa dal signor Urbano Castellano, dove ovviamente si sono un po' rifocillati, perché camminare sotto la pioggia è faticoso, vero Aldo? Certo, però sapevamo che saremmo stati accolti molto molto bene. Oltretutto sono anche un grande amico di Urbano, e quando gli ho chiesto che venivo qui subito ho detto di sì, subito lo sapevo, solo che gli è andata male perché avevo anche un bel parco, però la piova ce l'ha limitato di non poterlo usufruire di questo suo, certo, bello. Ascolti, ci presenta Grenoble Samat, che sono, lei ha una passione appunto per i muli, ha fatto l'alpino nel 60, l'artigliere da montagna nel 67, sì, giusto? 67, sì. Poi dal 2008 in realtà dal 2007 la grande passione per i muli. Ecco, avevo due muli anche quella volta lì, poi una è morta e dopo ho preso queste due, sempre che vengono dalla Francia, sono due belle mule calme, e ho continuato ancora con queste due mule. Ecco. Perché non c'è alpino senza mulo? Diciamo che bisogna aver tanta passione, e dopo soprattutto ti limitano, perché non è che dici le lascio a casa, non gli danno, no, beh, loro mangiano Natale, bisogna sempre stargli dietro. Quindi io quando vado a fare dei miei viaggi devo trovare qualcuno, come ho trovato tante volte anche questo mio amico qua Ettore, che me li teneva, capito? Mi devo appoggiare, che mi tengono un mese, 20 giorni, capito? Ecco, allora posso fare i miei giri. Allora, è da tanto che non faceva proprio la marcia a piedi con i muli verso una Dunata. Vicenza è un'occasione straordinaria. Beh, diciamo che anche l'anno scorso ne abbiamo fatto in parte uno, ma andare a Udine era un po' lunga. Anche perché siamo vecchi e noi, loro ce la farebbero sì, ma noi, e allora questa qui che siamo qui, un quarantina di chilometri, divisi sono 20 chilometri per giorno, insomma lei non siamo proprio vecchi da buttare via, insomma lei siamo tutti. Quali sono le vostre tappe, Aldo? Le tappe oltre a questa qua di Urbano ne abbiamo una a Pozzoleone, ma con l'intermezzo degli amici di Friula, e poi questa sera a Bressanvido, che dormiamo lì, i muli vengono alloggiati in una stalla e saremo qui amici di Bressanvido, ecco. Dove vi possono trovare poi a Vicenza se vogliono venirvi a salutare le persone, non solo gli altri alpini? Siamo ospitati all'Istituto Lampertico, via Trissino 30 a Vicenza. Ecco. E sfilerete domenica? Domenica col sesto settore, hanno messo una previsione per le 16, ma prevedo che ci saranno sicuramente dei ritardi. Ecco. Sono pronte Grenoble e Samat? Mamma mia, loro sono prontissime, guarda, sono in ferrate,
criniera tagliata, sono come spose che vanno a sposarsi. Loro si sposano una volta all'anno, vedi, scarpe nuove sotto. Insomma, le ha proprio tirate a lucido, come si dice. Sì, sì, sì. Ascolta, sì. Allora Anna, se sei d'accordo, noi chiuderemo questa diretta con un gesto straordinario e bellissimo, proprio per far vedere il rapporto che c'è tra Aldo Serraiotto e le sue mule. Guardate come gli dà da mangiare, ovviamente con il suo cappello d'alpino. Allora Renzo Rigon, che ringrazio per la collaborazione tecnica, vi fa proprio vedere, adesso vedete, Aldo va a prendere un pezzo di pane e poi se lo va proprio a prendere in bocca. Allora Samat, guardate. Non ci metti anche in bocca, ma quello le va a bocca. Si fidano davvero molto di Aldo che... E chiudiamo anche facendovi vedere un alpino che arriva da lontano e che è sempre compagno di Aldo nelle sue marce di avvicinamento verso le adunate, e c'è Vincenzo che arriva, pensate, dall'Aquila ed è compagno di Aldo da quando? Dalla adunata di Bolzano, ci siamo conosciuti lì e non ci siamo lasciati più. E questo è proprio lo spirito degli alpini. Allora li ringrazio davvero tutti, ringrazio Renzo Rigon, Anna da Rosà, restituisco la linea allo studio. Davvero una grande famiglia, una grande comunità, quella degli alpini, grazie alla nostra Chiara Gaiani, e noi saremo pronti come gruppo Media Nord-Est a raccontarla questa nuova adunata nazionale, come sempre con le nostre dirette. Ora andiamo in pubblicità, poi per noi da Padova la nostra Valentina Visentin, e poi parleremo della possibile privatizzazione delle Poste. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con l'informazione di prima edizione. In apertura subito siamo stati a Jesolo con la nostra Ilaria Marchiori e le immagini e le interviste di Nicola Marcato per provare a fare luce su quanto sta accadendo sul tabaccaio trovato morto in casa con delle ferite pare al collo ieri mattina. Il sopralluogo dei carabinieri nella notte all'interno della sua tabaccheria che si trova in piazza Marina. Le indagini ovviamente stanno andando avanti, hanno portato anche dei fiori ringraziandolo per i 50 anni dell'attività, fiori che sono stati depositati proprio davanti alla tabaccheria. Poi abbiamo aperto un'ampia pagina dedicata agli alpini, con gli alpini di Preganzioli in marcia verso Vicenza, incontrati dal nostro Lucio Zanatto a Zero Branco e la nostra Chiara Gaiani invece a Rosà per la partenza delle salmerie. Continuiamo con la cronaca che ci porta a Treviso, perché c'è un nome ed un arresto collegato ad una baby gang e ad episodi dello scorso febbraio. Guardate. Vittime scelte a caso durante l'uscita da scuola degli studenti, quando in zona stazione delle Corriere a Treviso regnava il caos. Ed è proprio grazie alla confusione e alla ressa in via Roma che la baby gang agiva. In manette è finito un 17enne trevigiano, un baby boss a capo di un gruppetto di aggressori. Il giudice del Tribunale per i minori di Venezia ha firmato nei confronti del giovane un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla polizia il 3 maggio scorso. Il minore studente, come le sue vittime, era già aggravato da un avviso orale con cui il questore lo aveva ammonito. Il 17enne, residente in provincia, lo scorso 9 febbraio, assieme alla sua baby gang, ha messo a segno 4 rapine nell'arco di una sola mezz'ora. Ai nostri microfoni, il giorno dopo, a raccontarci uno dei colpi, uno studente. C'è stata un'aggressione qui sul tunnel che porta alla stazione delle Corriere. Beh, è stato aggredito un ragazzino ed è rubato da delle cuffiette del telefonino. Approfittando della confusione, la baby gang accerchiava la vittima, la malmenava e la minacciava, facendo pensare di avere un coltello, anche se non è stato chiarito se effettivamente il 17enne avesse una lama in tasca o meno. Poi si faceva consegnare il denaro, portafogli, collanine in oro, cellulari e AirPods. In un caso l'aggressore ha tirato una testata sul naso alla vittima, provocandole la frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni. Gli studenti accerchiati e rapinati dalla baby gang sono tra i 15 e 18 anni ed hanno presentato denuncia. Ad incastrare il 17enne le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze. Ora è caccia ai complici ancora non identificati. Non sono bravate, ma veri e propri crimini, spiega l'assessore Tessarolo. Stiamo parlando di reati. Ecco, oggi è il caso che i ragazzi capiscano bene, intanto come in questo caso qui, che a ridosso della maggiore età le responsabilità cambiano. Non a caso è uscito il decreto del Tribunale dei Minori, il ragazzo è stato
portato in carcere. E poi non parliamo di bravate, non parliamo di disagio, parliamo di veri e propri reati. E quindi al reato si risponde ovviamente con quello che è il codice penale. Continuano le indagini della polizia per verificare se il 17enne abbia agito in passato mettendo a segno altre rapine analoghe. Siamo ora a Padova, come promesso per noi c'è la nostra Valentina Visentin per il caso di un grosso ramo caduto all'interno del giardino di un asilo, dunque evidentemente c'è molta preoccupazione tra le famiglie e tra i genitori. Eccoci Valentina, buongiorno, ti vediamo collegata. Sì, buongiorno, sotto la pioggia, è proprio la pioggia è stata una delle cause che ha provocato il distaccamento di questo grosso ramo avvenuto qualche giorno fa all'interno del giardino della scuola dell'infanzia San Lorenzo nel quartiere Arcella, quindi anche uno dei più popolosi della città di Padova. Noi ci troviamo proprio vicino al giardino della scuola, ovviamente per ragioni di privacy, per tutelare i bambini non mostriamo direttamente insomma il giardino della scuola, ma appunto le piogge hanno provocato nei giorni scorsi del distaccamento di questo ramo che è caduto nel cortile incastrando una bambina dell'asilo nido, perché qui temporaneamente si trova anche un asilo nido, l'asilo nido Il Trenino. La bambina fortunatamente non si è fatta male, è stata salvata prontamente dalla sua maestra, ma ovviamente la preoccupazione è stata tanta per lei e anche per i genitori. Proprio per questo qui con me c'è Sara, che è la presidente del comitato di gestione della scuola, quindi come rappresentante dei genitori, e come rappresentante avete scritto come genitori sia all'assessore al verde del comune di Padova che all'assessore alla scuola per avere insomma dei chiarimenti di quanto è successo e di quando poi l'asilo nido tornerà nella sua sede. Esatto, sì. Infatti abbiamo inoltrato questa lettera informando dell'accaduto e chiedendo al comitato del settore verde appunto di farci sapere quando sarà possibile per i bambini rientrare a giocare fuori, quindi all'esterno, e la stabilità e di determinare anche la stabilità di sicurezza degli alberi, che è stato fatto soltanto nel 2023 da una ditta esterna al comune di Padova. E chiediamo appunto maggiori chiarimenti su quando anche termineranno i lavori presso il nido Trenino. Quando dovrebbero rientrare? Era previsto che rientrassero i bambini a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico. Invece cosa vi è stato detto? E invece ci è stato comunicato che i bambini rientreranno solo a partire da gennaio. Quindi chiediamo maggiore chiarezza e precisione, ecco, per quanto riguarda la fine dei lavori. L'importante è soprattutto questo censimento e questo degli alberi che sono presenti all'interno del giardino. Esatto, sì, quindi anche il censimento dovrebbe essere rinnovato a quest'anno, anche se il comitato verde appunto ci ha informati che questo albero era stato controllato ed avevano rimosso le parti secche e morte dell'albero il mese scorso. Ecco, allora cercheremo di capire quali risposte darà il comune a questi genitori che giustamente vogliono che i propri figli vadano a scuola sicuri, e loro stessi devono essere tranquilli di poterli mandare a scuola e saperli insomma anche felici di poter giocare negli spazi esterni, tempo permettendo, visto che insomma in questo periodo le previsioni non lo consentono, ma con le belle giornate è giusto che i bambini possano vivere gli spazi verdi della loro scuola. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Un'altra notizia di cronaca, sempre del padovano, perché i carabinieri della Città del Santo hanno arrestato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 39enne ucraino. I militari sono intervenuti per una richiesta di aiuto da parte di una donna il cui marito, in preda ai fumi dell'alcol, aveva un atteggiamento violento e minaccioso. Immediatamente sono state inviate più pattuglie che hanno trovato l'uomo seduto sul parapetto di casa in chiaro stato di alterazione psicofisica e subito si è dimostrato violento ed intollerante alle richieste dei militari. I carabinieri hanno dovuto fronteggiare la violenza e la resistenza dell'uomo. L'arrestato è ricoverato all'ospedale civile di Padova. Il giudice ha disposto il rito per direttissima.
La cronaca ci porta ora a raccontarvi della privatizzazione di Poste Italiane. La preoccupazione che è stata espressa dalla CISL, guardate, questo ad esempio è la notizia postata sul sito di Treviso Today, ovviamente gli sportelli e i servizi sono a rischio, questo è l'allarme lanciato dai sindacati, i sindacati che hanno rilanciato una serie di assemblee in tutto il Veneto, nella Marca ad esempio ci sarà un'assemblea a Conegliano, una a Motta di Livenza, una nella chiesa parrocchiale di San Zeno a Treviso e una al centro parrocchiale Don Bordignona di Castelfranco. Ne parliamo con Massimiliano Paglini, che è il segretario della CISL di Belluno e Treviso e che ringraziamo per la disponibilità. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, ci è sembrata davvero una notizia importante, perché le poste sono un servizio fondamentale ed è un presidio di fatto del territorio. Che cosa sta succedendo, segretario? Sta succedendo quello che temevamo, che l'annuncio della privatizzazione di un'ulteriore quota di capitale della società Poste Italiane porterà a un abbandono del territorio, perché nel momento in cui la maggior quota del capitale diventerà privata e quindi non sarà mai più in mano pubblica, si snaturerà il servizio stesso, che come diceva lei è un servizio pubblico che ha una funzione sociale. Quindi, snaturando quel servizio pubblico, i privati dovranno fare cassa e per fare cassa taglieranno i servizi sul territorio. E noi siamo molto preoccupati perché in alcune parti del nostro territorio, non solo la provincia di Belluno, che è una provincia che si sta spopolando ed è a morfologia molto complicata, ma anche parti della provincia di Treviso, pensiamo a tutta la zona collinare piedemontana, rischia l'abbandono del servizio postale e quindi si rischia che oltre a non poter più accedere ad alcuni servizi che le poste fanno che non sono propri direttamente quelli del recapito, ma anche servizi di recapito postale, si rischia che vedremo un fenomeno in atto, che è quello di un differimento della consegna non immediata delle poste, delle lettere, dei pacchi, vedremo questo fenomeno che si amplificherà. Siccome il servizio postale è un servizio ancora adesso garantito come servizio sociale per tutti, a scopo universale, soprattutto senza scopo di lucro, noi pensiamo che si debba fare retromarcia rispetto al progetto della privatizzazione che è stata annunciata dal governo, che peraltro porterebbe nelle casse dello Stato poco più di 3 miliardi, per carità, non sono bruscolini 3 miliardi, ma voi capite che con un debito pubblico che ormai sfiora i 2.500 miliardi o forse anche di più, immaginare che siano 3 miliardi che fanno la differenza, noi pensiamo che questo sia una scelta sbagliata. Quindi chiediamo di ripensare questo progetto di privatizzazione, ma soprattutto che tutto il territorio, assieme alle istituzioni, la politica, i soggetti sociali, economici del territorio, debbano fare fronte comune per evitare che si perdano ancora quote di servizio a scopo sociale. E penso alle zone più disagiate, vi dicevo, della provincia di Treviso, ma anche alle provincia di Belluno e di tutto il Veneto. Che cosa succederà per un anziano se per caso non si dovesse vedere capitata una lettera dopo 15-20 giorni, un mese, o addirittura non avere più il servizio postale a due passi da casa? Non vogliamo un servizio postale che sia a perdere, sia chiaro, perché è chiaro che deve mantenersi il servizio, si deve pagare, ma una quota di quelle risorse sono di scopo sociale, non possono essere solo finalizzate al profitto. Noi chiediamo questo, quindi chiediamo un ripensamento del progetto di privatizzazione. Fate l'esempio di due frazioni, l'ufficio postale di Meano, di Santa Giustina, siamo nel bellunese, poi quello di Montanera, la frazione di Sarmede, dove già l'ufficio postale di fatto è aperto un giorno a settimana. Sì, e questo è già un fenomeno in atto, perché purtroppo le poste sono state riorganizzate e hanno lentamente ridotto la presenza sul territorio. Devo aggiungere che c'è un altro fenomeno purtroppo che non aiuta, che è quello della scarsa presenza di forza lavoro, la difficoltà di trovare forza lavoro. Oggi abbiamo già situazioni stressate dentro a servizi postali, i nostri servizi postali, perché abbiamo carichi di lavoro eccessivi a cui i lavoratori dipendenti non sono in grado di fare fronte, perché non ci sono le persone che possono lavorare. Ci sarebbero posti disponibili, ci sono concorsi in cui a fronte di N posti disponibili se ne presentano un decimo di richieste per essere assunti come portalettere o come amministrativi. Quindi noi pensiamo che anche rispetto agli organici del servizio postale del territorio ci sia bisogno di questo coordinamento, un tavolo in cui tutte le parti in gioco, perché non è solo una questione che riguarda semplice cittadino privato, ma riguarda tutti, comprese le aziende, perché è vero che oggi ci sono
tanti operatori che consegnano pacchi in tutto il mondo, però noi pensiamo che proprio per come siamo organizzati noi in Italia, con un servizio che è pubblico e deve essere garantito a tutti, non possiamo pensare che tutto vada in mani private. Quindi tutti i soggetti oggi del territorio, economici, sociali e pubblici, istituzionali, devono ritrovarsi per far fronte comune, per evitare che da una parte venga meno il servizio sul territorio, ma anche che aumenti la quota di persone che possono svolgere questo servizio, perché come diceva lei il rischio è che vedremo questo fenomeno di Stalin e piuttosto di Santa Giustina amplificarsi nel corso del tempo. L'ombra della privatizzazione, dunque, segretario, che è un tema di cui insomma ci siamo, vi siete particolarmente occupati anche sul fronte della sanità ed è l'oggetto insomma delle tante battaglie che state portando a Roma. Alcuni giorni fa è uscito un articolo molto interessante sul Corriere della Sera che raccontava come siano sempre di più i giovani che si formano in Veneto, nelle nostre scuole di medicina, insomma, peraltro in tutta Italia, per poi scegliere di andare all'estero perché di fatto le carriere sono più veloci e anche economicamente più gratificanti. Non si è mosso nulla rispetto alle tante denunce e tanti campanelli d'allarme che come sindacato avete lanciato? No, diciamo che la notizia di questi giorni è una notizia che purtroppo conferma un trend in atto. Pensate che dal 2000 ad oggi se ne sono andati da questo paese 130.000 medici e 50.000 infermieri, perché non sono solo i medici. Quindi la domanda è come faremo ad assicurare il servizio pubblico essenziale, tra l'altro anche questo, del servizio sanitario, senza i professionisti medici e infermieri. Come lei giustamente ricordava, sottolineava, c'è un tema di retribuzioni, quindi purtroppo è stato per troppo tempo fermo il contratto, il rinnovo del contratto collettivo del personale sanitario. E quindi se non si remunera adeguatamente un medico o un infermiere, è evidente che le chimere che vengono dall'estero, anche dalla sanità privata del territorio, sono più, come dire, allettanti rispetto a un servizio pubblico, a un'attività nel servizio pubblico. Dall'altro è un paradosso e anche una follia che si investa in un percorso complesso, lungo, articolato di formazione di un medico e anche di un infermiere, e poi quando questo è formato e pronto con i soldi pubblici, perché vengono pagati con i soldi dei cittadini i percorsi, l'università e i corsi di formazione, quelli che sono assicurati dal sistema pubblico, quando si viene formati, nel momento in cui si è pronti per iniziare l'attività, è chiaro, non si trova l'appetibilità, l'attrattività sul territorio, si decide di andare all'estero, perché purtroppo all'estero, diciamo meglio per chi ci va, ma purtroppo per noi si viene pagati molto di più e si hanno anche condizioni di lavoro diverse e migliori. Anche qua perché? Perché se si riduce il numero degli operatori sanitari, medici e infermieri sul territorio, è chiaro che i carichi di lavoro a quantità di lavoro esistente aumentano per chi rimane in attività. Quindi su questo abbiamo bisogno anche qua di risposte rapide, perché quello che stiamo osservando dentro al sistema sanitario regionale, ma non solo, e nei nostri territori, osserviamo sempre più una difficoltà ad assicurare il servizio pubblico essenziale, che vuol dire i servizi di emergenza, per esempio, perché i servizi di emergenza, lo ricordo ai telespettatori, vengono garantiti solo dal sistema pubblico, non c'è un sistema privato che garantisce il pronto soccorso. Quindi qua rischiamo che non saremo più in grado neanche di garantire le emergenze se continua questo trend. Quindi anche su questo noi continueremo a lanciare gli allarmi, a dire a tutti gli interlocutori politici istituzionali del territorio che serve un cambio di passo. Ci auguriamo che questo cambio di passo avvenga nel più breve tempo possibile, però con questo trend che è in atto, perché è dal 2000, quindi diciamo che siamo in una coda di un trend purtroppo che è iniziato e che nessuno ha fermato da 25 anni a questa parte, rischiamo che quello che vedremo da qui in avanti sarà un peggioramento della garanzia del sistema dell'assistenza sanitaria del sistema pubblico. Allora Paglini, mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici, tema privatizzazione delle Poste, manifestazione regionale a Venezia il 18 maggio. Sì, ci sarà questa manifestazione che è stata organizzata dalle nostre categorie dei lavoratori postali proprio per porre i temi che rappresentavo prima rispetto al progetto di privatizzazione delle Poste italiane. Noi pensiamo, speriamo che finalmente qualcuno ascolti la voce dei lavoratori che esprimono un disagio enorme, perché guardate che ci sono situazioni di burnout, di carichi di lavoro, di disagi dentro all'azienda Poste Italiane che vanno presi
di petto e gestiti, ma per trovare una soluzione servono interventi governativi di revisione del progetto di privatizzazione, ma come dicevo prima, interventi che portino all'attrattività del territorio, a un ritorno dei lavoratori a lavorare sul territorio, non solo nei servizi postali, in tutti i settori. Però in questo caso stiamo parlando di servizi postali, che è uno dei servizi essenziali che deve garantire uno Stato. Grazie, grazie segretario per essere stato con noi, Massimiliano Paglini, CISL Belluno Treviso. Arrivederci segretario, grazie. E in tema di mancanza di personale, andiamo a Padova per parlarvi di inverno demografico che sta evidentemente colpendo il nostro paese e ci sono pesanti ripercussioni anche sulla formazione delle classi, le nuove classi prime. Guardate il servizio di Padova. Noi non abbiamo ridotto la consistenza degli organici, a dire il vero, quindi le classi partiranno anche con un numero ridotto di studenti, non abbiamo fatto economia di docenti e questo l'ha ben detto il nostro direttore generale, purtroppo la denatalità è un fenomeno che è inesorabile e ci pone appunto degli interrogativi molto seri per il futuro. Cerca di rasserenare le famiglie il provveditore agli studi di Padova, Roberto Natale. Non ci sono tagli all'organico nelle scuole padovane. Rassicurazioni anche per la prima classe della scuola primaria di Salboro. Dovrebbe partire una classe anche a consistenza ridotta perché i numeri consentivano l'attivazione di due classi, per cui la dirigente scolastica credo che abbia maturato la convinzione di poter far partire una classe nella sede centrale e una classe nella sede staccata di Salboro. Resta però alta l'attenzione per gli anni a venire, visto il calo demografico che sta subendo il Veneto e l'Italia in generale. Questo fenomeno imporrà nel futuro una razionalizzazione anche delle strutture, cioè della rete scolastica, dei punti di erogazione del servizio. Perché è vero che da un lato il numero di docenti è rimasto invariato in tutti questi anni nonostante il calo demografico, per cui oggi noi abbiamo un organico che non è direttamente proporzionale al numero degli studenti, ma che viene incontro appunto alle esigenze di mantenimento dei presidi scolastici nelle varie comunità. Però nel futuro, qualora questo fenomeno dovesse acuirsi ulteriormente, è chiaro che si porrà un problema, ma riguarderà più la rete scolastica che non la questione dei posti di docenti. Quindi dunque non ci saranno tagli al personale docente nonostante l'inverno demografico che sta colpendo anche la nostra regione. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, poi apriremo un'ampia pagina dedicata al documentario sul disastro della Marmolada, il documentario che racconta quanto accaduto il 3 di luglio del 2022, ma dal punto di vista dei soccorritori con noi gli autori e il presidente del CAI di Castelfranco. Vi aspetto. Eccoci, prima, scusate, edizione di Antenna 3 Nord-Est. Allora, come annunciato, diamo spazio al documentario che va a raccontare, a ripercorrere la tragedia della Marmolada attraverso la voce dei suoi protagonisti, i protagonisti principali che sono stati i soccorritori, quello che hanno visto, quello che hanno vissuto, una tragedia raccontata con immagini inedite, testimonianze inedite. Vi presento innanzitutto gli ospiti che ci hanno raggiunto per raccontare di questo documentario, documentario che verrà proiettato per la prima volta in Veneto questa sera a Castelfranco ed è stato tra i protagonisti del Trento Film Festival. Vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto, Paolo Baldassa, presidente del CAI di Castelfranco. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. E in collegamento abbiamo, li ringraziamo davvero per la loro disponibilità, i due autori, Manuel Zarpellone e Giorgia Lorenzato. Buongiorno. 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 Eccoci ragazzi, buongiorno. Allora, se siete d'accordo, partirei con il far vedere ai nostri telespettatori il trailer. Entriamo un po' attraverso questo trailer nel cuore di questo documentario e poi ne parliamo insieme. Guardate. Nel momento che ho visto la montagna esplodere, come se una bottiglia di spumante fosse esplosa con la schiuma che esce, ho visto Davide, ho visto la montagna, ho rivisto Davide, non c'era più. Il
I numeri non ce li avevamo all'inizio. Man mano che salivamo, la centrale operativa ci aggiornava e il numero saliva. Mi sembra che ci avessero comunicato una ventina di persone. Chi è intervenuto subito ha rischiato del proprio. Quando vedi le persone sui ghiacciaio che si muovono, devi andare, no? Però il rischio residuo era molto alto. Quelli del soccorso alpino ci hanno detto subito: se vi chiamiamo, mollate tutto e scappate di corsa. Via, cercalo, allora, su. C'era una grande sofferenza, si respirava una grande sofferenza. Ed è stato veramente toccante dal punto di vista umano. Non ci si abitua alla fine, poi porta tutto a casa. Luglio 2022, l'abbiamo vissuto, visto anche noi, provato a raccontare, ma nessuno come chi era sul posto quel giorno, in quel momento, chi ha scavato, chi ha guidato i cani, le forze dell'ordine, chi ha coordinato i soccorsi, può davvero raccontare che cosa è accaduto. Io partirei, non me ne voglia Paolo, ma partirei da Manuel e Giorgia, perché so che questo lavoro nasce anche da una parte del vostro cuore. Era una delle vittime della tragedia della Marmolada, era legato a voi, era un amico vostro. Manuel, partiamo da te. Come nasce questo lavoro, le immagini, come è stato realizzato? Allora, il lavoro è nato grazie appunto alla conoscenza che abbiamo avuto con Paolo Dani, una delle guide alpine che ha perso la vita quel 3 luglio nella Marmolada. Lui aveva lavorato con noi in un precedente nostro lavoro e quando abbiamo appreso la notizia ci siamo interrogati molto se era il caso di fare qualcosa sul soccorso alpino, una delle sue attività principali, perché lui era un componente del soccorso alpino, e abbiamo trovato così questa idea che per rendere omaggio a una figura come Paolo dovevamo raccontare il mondo del soccorso alpino. E da lì da dove siete partiti? Intanto stiamo facendo vedere ovviamente le immagini che avevamo anche noi, insomma, come archivio. Da dove siete partiti? Anche per riuscire, voglio dire, a convincere e coinvolgere tutte le persone che sono state lì sul posto e che, oltre ad aver lavorato, anche sono state, come l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, emotivamente molto coinvolte. Allora, siamo partiti subito con rivolgersi ai due grandi protagonisti, ossia la provincia autonoma di Trento, che aveva gestito tutta la vicenda, e alla Regione Veneto, e chiedendo appunto la possibilità di poter incontrare queste persone e metterci in contatto con le varie istituzioni. La cosa è stata molto rapida, perché noi siamo partiti più o meno a marzo dell'anno scorso con questa idea e nel giro di 3 mesi eravamo sul set a fare le riprese. Quindi quando abbiamo fatto capire che il nostro intento era quello di raccontare questo mondo, abbiamo avuto da parte di tutti la piena disponibilità e abbiamo cominciato subito una splendida collaborazione con tutti. Allora, tu hai già esordito alla regia con un altro lungometraggio, ma hai per caso il titolo, oggi ti occupi di questo lavoro, un lavoro che tipo di scelta stilistica hai fatto per questo tipo di lavoro, per restituire anche, come dire, la nuda, la cruda verità di quanto accaduto? Beh, innanzitutto è stato un lavoro che abbiamo fatto a quattro mani con Giorgia. Noi lavoriamo ormai insieme da diverso tempo. Abbiamo sviluppato una nostra sensibilità nell'affrontare determinate tematiche. Quindi qui abbiamo voluto portare una visione che fosse quella di un prisma, la vicenda l'abbiamo vista, è stata, diciamo così, fotografata sotto tanti aspetti durante quei giorni. Noi abbiamo cercato di entrare con molta leggerezza sul tema, perché comunque stavamo incontrando persone che avevano subito un trauma. Soccorrere in quella situazione, in quello scenario, con quel pericolo costante che minacciava i soccorritori stessi, non era una cosa semplice. Quindi con Giorgia abbiamo scelto di andare veramente come fossero dei familiari, quelli che andavamo a incontrare. Molta leggerezza, è stata questa la nostra, credo, cifra nell'aver messo a nudo una verità, che è il dolore di queste persone, senza scavare però nel dolore.
Giorgia, siamo da te. Tu sei sceneggiatrice, hai una lunga carriera, nonostante insomma tu sia giovanissima. Quanti anni hai, Giorgia? 33. Quanti? 33 anni. Giovanissima la nostra Giorgia. Allora, Giorgia, anche tu come hai lavorato e poi emotivamente che cosa ti ha restituito questo lavoro? Beh, questo lavoro ci ha sicuramente la meravigliose, persone che ci hanno veramente fatto scoprire cosa vuol dire aiutare gli altri e quello che significa anche essere una comunità di montagna. E noi, come spesso abbiamo amato dire durante anche le riprese, li abbiamo definiti un po' il cordone di sicurezza nei confronti dei familiari e delle vittime. Ci hanno veramente restituito una grandissima umanità e abbiamo voluto regalare al pubblico questa visione di un'unità così particolare, così speciale, che ha creato e ha contribuito a rendere quella che è stata una pagina terribile per il mondo della montagna, ha contribuito a renderla una pagina comunque altrettanto pregna di grande umanità e di grande sensibilità. Adesso qui stiamo facendo vedere da questo computer, sto mandando in onda il teaser, allora vediamo se dalla regia riescono a farvi vedere anche queste immagini, sono qualche immagine in più, avete utilizzato anche altre inquadrature. I soccorritori in tutto sono 38. Sì, 38 le persone che sono state intervistate. E prima di 38 sono messi, accettato di fare l'intervista, ne abbiamo sentiti tantissimi, perché bisogna pensare che in quei giorni lì ci sono state veramente centinaia e centinaia di persone. Allora, un ultimo passaggio, poi siamo da lei, Paolo. Come è stata l'accoglienza del film al Trento Film Festival e che cosa vi aspettate per il vostro arrivo in Veneto che ha dato i natali a diverse vittime della tragedia? Beh, al Trento Film l'accoglienza è stata speciale, molto molto sentita, in sala abbiamo percepito una grande emozione e commozione e il pubblico ci ha in effetti premiato, perché abbiamo fatto due serate sold out, ne è stata aggiunta una terza, quindi ci aspettiamo di riuscire a portare questo documentario e la storia di questi soccorritori a più persone possibili. Allora, siamo con il presidente del CAI di Castelfranco, Paolo Castelfranco, che ha dato i natali a Davide ed Erika, due delle vittime della tragedia della Marmolada. Il CAI di Castelfranco che ha seguito emotivamente ed ha portato avanti insomma tante iniziative per sostenere anche le famiglie di Davide ed Erika. E il documentario verrà proiettato proprio a Castelfranco, prima proiezione in Veneto. In qualche modo questa cosa mi onora. Direi che è una spiacevole situazione quella di avere questo onore, nel senso che la nostra sezione è stata toccata, diciamo, da questa tragedia, da questa esperienza, attraverso appunto i nostri soci, Davide Miotti, istruttore nazionale di alpinismo, e la moglie Erika Campagnaro, ma non vorrei dimenticare anche i ragazzi che erano con loro, da Gianmarco Gallina a Manuela Piran, come tutti gli altri alpinisti delle sezioni vicentine italiane. Quindi per noi è stata veramente una tragedia, non solo nel momento della tragedia stessa, ma anche per tutte le vicende che sono avvenute successivamente nel rapporto con i familiari, con i genitori, e quindi è stato abbastanza complicato accettare questa cosa. Rivedendo le immagini, l'emozione è forte, perché in qualche modo avevamo messo dietro le spalle questa esperienza, però con questo documentario e quindi con il distacco del tempo probabilmente riusciamo anche in qualche maniera accettare, diciamo, questo evento in maniera un po' più distaccata e un po' più razionale e consapevole. Perché è giusto, Paolo, che un documentario come questo venga fatto? Che non è solo la questione di non dimenticare. Ma allora, per me è giusto che questo documentario
proprio perché è un documentario e quindi non si permette neanche forse di dare dei giudizi, delle giustificazioni, è utile perché ci sia una maggiore conoscenza, diciamo, della montagna. Subito dopo l'evento è partito lo stereotipo della montagna assassina, il solito messaggio, i messaggi verso anche una possibile divieto, diciamo, della frequentazione della montagna, però la montagna, come tutti gli ambienti, anche quelli familiari, presentano dei pericoli, soprattutto la montagna, però è importante in qualche maniera dare consapevolezza e conoscenza dell'ambiente montano. Quindi noi purtroppo poco possiamo fare sui pericoli, che sono i pericoli oggettivi legati alla montagna stessa, però molto, come CAI e come associazioni amanti della montagna, molto possiamo fare per la formazione di chi frequenta la montagna, in modo che sia una frequentazione sicura, consapevole e rispettosa dell'ambiente montano. Manuel, questo documentario, questa tragedia, ci parla anche di cambiamento climatico, che è un po' quello, no, che lei, Paolo, stava dicendo, no? Nel senso che anche a causa di queste trasformazioni della montagna sono innescati e si sono aperti dei dibattiti sulla fruibilità della montagna. Vi siete fatti un'idea nella realizzazione di questo documentario su questo tema? Sì, assolutamente. Noi, come ha ben detto il Presidente, siamo pienamente d'accordo con le sue parole. La montagna è un luogo libero, un luogo dove si deve andare per scaricare o caricare le pile per vivere un'esperienza sicuramente elevata. Poi certo, la montagna sta cambiando. Noi il 23 agosto del 2023 siamo proprio saliti sul ghiacciaio della Marmolada per fare le riprese aeree e c'erano 20 gradi. Quindi sicuramente non è una situazione normale. Cosa ci insegna questo? Che dobbiamo approcciarla in modo diverso, cercare di capire come approcciarla in modo diverso. Però ci tenevamo a fare questo documentario anche per mettere un punto fermo. Le 11 persone che quel giorno sono state travolte da quel ghiacciaio erano delle persone preparatissime, altamente qualificate, che purtroppo si sono trovati di fronte all'inevitabile. E ieri ricordavamo una tragedia altrettanto importante, che è stata quella del terremoto del Friuli. Anche a casa a volte non si è al sicuro. Senta, passo a Giorgia direttamente. Giorgia, voi questa sera sarete lì, sarete a Castelfranco per la proiezione? Sì, assolutamente, saremo a Castelfranco, sappiamo che c'è stata una grandissima risposta di pubblico e saremo lì proprio per, alla fine della proiezione, scambiare anche qualche parola con le persone in sala per parlare di montagna, per parlare appunto di quello che è successo e di confrontarsi anche sulle eventuali domande che dovessero arrivare dal pubblico. C'è stato un momento che l'ha messa in difficoltà nella realizzazione di questo documentario, un momento insomma piuttosto magari di altri, visto che vi siete ritrovati insomma ad intervistare persone che hanno visto la tragedia davanti ai loro occhi? Credo che il momento sicuramente più toccante anche per noi dal punto di vista umano è stato sentire le parole di queste persone e il loro dolore. Noi sul documentario abbiamo cercato di essere sempre molto delicati, come diceva prima Manuel, e di non entrare mai a scavare nel dolore delle persone, però i loro occhi spesso dicevano molto di più di quello che potesse esprimere. Quindi ecco, questo per noi è stato da una parte un motivo di grande orgoglio, sapere che queste persone sono state lì a salvare vite e a recuperare anche le vittime. Dall'altra parte, chiaramente, conoscendo anche una delle vittime e ripensando a quello che era successo, è stato forte. Allora, vi facciamo vedere questa schermata che alla fine sono i vari loghi delle persone che poi di fatto voi ringraziate, tutte le persone che insieme a tante altre, vedete, ci sono le guide alpine italiane, il 118, il 112, i vigili del fuoco, insomma ci sono tutti, no? Tanti dei protagonisti di quello che è accaduto. Oggi voi come CAI avete una grande responsabilità nel veicolare questo tipo di messaggi e sono un po' quelli che anche lei, Paolo, ha voluto mandare anche all'indomani della tragica morte di Monica Reginato, un'altra iscritta al CAI,
abbiamo, credo, un paio di immagini di Monica, anche lei assolutamente alpinista esperta, certo, che è mancata un paio di settimane fa, se non sbaglio, Paolo. Ecco, voi avete una grande responsabilità, la sentite un po' questa responsabilità su di voi? Sì, direi eccola che... qua, questa era Monica. Sì. Direi che questi eventi mettono in forte difficoltà, diciamo, la nostra passione per la montagna, perché effettivamente ci interroga e ci fa anche fare diciamo, dei ripensamenti rispetto al nostro modo di frequentare la montagna. Però devo dire che per fortuna la nostra passione per la montagna è veramente forte e supera, diciamo, ogni possibile timore, ogni possibile ostacolo. Come dicevo prima, quello che noi possiamo fare in senso responsabile è quello di formare e di istruire i nostri soci per una frequentazione sicura della montagna. Okay? Noi facciamo corsi a vari livelli, dagli escursionismo base all'accompagnamento dell'alpinismo giovanile, all'alpinismo in tutte le varie tecniche, quindi in tutte le varie difficoltà, e quello che noi possiamo fare è quello di formare i nostri soci per una frequentazione sicura e consapevole della montagna. Questo per ridurre, diciamo, quello che è il rischio soggettivo, perché il rischio oggettivo, cioè il pericolo oggettivo, quello della montagna, quello noi possiamo farci veramente, veramente poco. Quindi noi lavoriamo sulla formazione dei nostri amici e soci. In che modo siete stati coinvolti voi in questo documentario? Ma a dire il vero, ne sono venuto a conoscenza ormai a documentario già avviato e già in fase di completamento, e quindi per noi è stata, fra virgolette, una bella notizia da un certo punto di vista, perché abbiamo chiaramente fatto varie iniziative nei confronti dei nostri soci e dei due ragazzi, Emanuela e Gianmarco, che erano con i nostri soci, e quindi per noi è un'iniziativa importante, e secondo me è anche importante che questo evento e questo documentario proponga anche la visione della montagna dal punto di vista dell'altra parte, che sono i soccorritori, che per noi sono veramente degli interlocutori importantissimi per tutto quello che facciamo noi in montagna. Io stesso ho avuto modo di avere un intervento di soccorso in elicottero e devo dire onestamente tanto di cappello veramente per quello che fanno e per quello che ci danno anche in termini di sicurezza. Manuel e Giorgia, abbiamo un dovere di memoria. Partirei da Manuel. Sì, assolutamente sì. Intanto ci tengo a precisare che il CAI nazionale è nostro partner e anche main sponsor di questo progetto, quindi il CAI ci ha supportato fin dall'inizio. Dovere di ricordare penso sia soprattutto per quello che diceva anche prima Giorgia. Viviamo in un paese dove spesso tutto è oggetto di dibattito. Ci sono le fazioni, ci si divide. Anche all'indomani della Marmolada c'è stato questo fenomeno. Invece lì si può vedere una delle eccellenze del nostro paese, cioè la capacità di mettersi tutti assieme per una finalità comune e quindi soccorrere. Credo che aver raccolto la testimonianza dei soccorritori della Marmolada sia un documento prezioso anche per chi un domani volesse intraprendere questa attività. Giorgia. Concordo in pieno con quello che ha detto Manuel, abbiamo il dovere di ricordare, abbiamo anche il dovere di ricordarci di ringraziare queste persone, quindi credo che quello che abbiamo cercato di fare noi è proprio ricordare alle persone che la montagna è libera, la montagna è bellissima, quando ci troviamo in difficoltà però c'è qualcuno che si prodiga per venirci ad aiutare, quindi non dimentichiamolo mai. Allora, questa sera a Castelfranco, poi il viaggio del documentario quale sarà? Il viaggio del documentario partirà da Veneto e Trentino per poi proseguire in tutta Italia.
stiamo raccogliendo tantissime adesioni, tantissime sale cinema lo vogliono, la richiesta è tanta e speriamo attraverso appunto la collaborazione con il CAI e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di creare anche degli eventi dove appunto discutere di montagna, di sicurezza in montagna e di quale possa essere l'approccio migliore. Paolo Baldassa, lei sarà in prima fila questa sera all'Esperia, chi ci sarà con lei? Allora non è che abbiamo organizzato un comitato di accoglienza, però sa se ci saranno i familiari di Davide ed Erika? Ci saranno, sono stati invitati, sì, e quindi, ma non solo, anche, dicevo prima, anche dei ragazzi che erano stati accompagnati da loro, quindi ci saranno anche i familiari di Gianmarco e di Emanuela, quindi, e poi chiaramente abbiamo rivolto diciamo, l'invito a tutti i nostri soci. Mi pare di capire che la sala è già piena e sono già programmate, diciamo, altre repliche, perché forse farà fatica a contenervi la sala. Forse le tre proiezioni non saranno sufficienti a contenere, diciamo, tutte le richieste che sono arrivate al cinema Esperia. Faccio la stessa domanda anche a lei. Guardiamo al futuro, ma abbiamo un dovere di memoria. Certamente sì, tutte le storie, voglio dire, in qualche maniera partono, diciamo, dalla memoria e quindi dal ricordo di quello che è avvenuto, per cui un ricordo chiaramente sarà rivolto non solo a Davide ed Erika, ma a tutte le vittime che ci sono state nell'immane tragedia. E memoria, come dicevano anche gli autori, è una memoria e un ricordo doveroso alla macchina del soccorso alpino, che purtroppo in modo impotente ha potuto far poco, ma comunque ha dato una dimostrazione di efficienza ed efficacia, efficacia magari anche no, ma di grande impegno, di grande attaccamento a questo a queste situazioni e a questi avvenimenti purtroppo non felici. E avvenimenti che, voglio dire, non possiamo gestire, concordo un po' con quello che hanno detto i nostri autori, no? È un documentario, proprio perché la forma del documentario è scevro da giudizio, no? Abbiamo il dovere di raccontare, di ricordare, senza instillare, no, nessun giudizio nei fatti. Grazie davvero ai nostri autori Manuel Zarpellone e Giorgia Lorenzato per il vostro grande lavoro, in bocca al lupo ovviamente al grazie. Vostro documentario, un buon viaggio al vostro documentario. Grazie. Grazie a voi e grazie anche a Paolo Baldassa, presidente del CAI di Castelfranco. Grazie. Prego. Paolo, per aver accettato il nostro invito qui. So che insomma il CAI di Castelfranco sono anni tosti, ma purtroppo, voi sì. Siete molto uniti, io vi ho conosciuto personalmente, la grande famiglia del CAI. Sì, è un luogo abbastanza comune, ma devo dire che è una grande famiglia che raccoglie soci, lo dico da un anno, fino a qualche tempo fa avevamo la socia più anziana d'Italia di 106 anni, quindi è veramente una grande famiglia, e cerchiamo di fare il nostro meglio per appunto trasmettere prima la passione per la montagna e poi la sicurezza per la frequentazione della montagna. Assolutamente. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia in questa lunga diretta. Allora, questa sera, e poi ci saranno altre repliche, il documentario sulla Marmolada. Invece ora siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi andrà in onda il documentario I grandi architetti della Friuli Venezia Giulia, e a seguire 14:30 il film Il federale, una commedia di Luciano Salce con Ugo Tognazzi. Grazie ancora per essere stati in nostra compagnia e buona giornata da Antenna 3. Arrivederci. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. Attorno all'Italia si attiva un vortice di bassa pressione. Il tempo peggiora sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 7 maggio.
Sul Veneto diffusa instabilità, avremo precipitazioni inizialmente locali, poi via via più significative, con rovesci e temporali un po' ovunque. Le temperature saranno in diminuzione, minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, su tutta la regione avremo piogge sparse, più frequenti e abbondanti verso la zona montana, quota neve oltre i 2000 metri. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso, con rovesci un po' ovunque. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime tra 17 e 18. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Salvadori Agricoltura, scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.